la città dei lupi blu. Nella città dei lupi blu vivevano solo lupi blu. I lupi blu erano così blu che bisognava mettere l'accento sulla U. I lupi blu erano ordinatissimi e non amavano le sorprese. I lupi blu volevano sapere il lunedì che cosa avrebbero mangiato la domenica. I lupi blu scrivevano con penne blu, bevevano il tè in tazze blu su tovaglie blu e per disegnare l'arcobaleno usavano solo il blu. Anche la pipì era blu e andava fatta rigorosamente ed esclusivamente nell'ora della pipì. Ogni mattina all'alba, che piovesse, nevicasse o tirasse vento, in ogni casa della città dei lupi blu squillava puntualissima la sveglia. Puntualmente, ogni mattina all'alba, un lupo blu si alzava dal letto. Si lavava con cura le orecchie, i denti, faceva i gargarismi col succo di limone, poi beveva silenziosamente un caffè senza zucchero. Silenziosamente, ogni mattina alla stessa ora, i lupi blu mettevano al collo una cravatta blu. Uscivano di casa e salivano in auto. Ogni mattina, che piovesse, nevicasse o tirasse vento, tutti i lupi blu percorrevano ordinatamente la stessa strada, alla stessa velocità e andavano al lavoro, anche col sole. Una mattina, apparentemente uguale a tutte le altre, un lupo tutto rosso, in sella ad una bicicletta altrettanto rossa, fece la sua comparsa improvvisa nella città dei lupi blu. Il lupo rosso scese dalla sua bicicletta, si guardò intorno, poi fece un fischio. Tutta la città si fermò di colpo. Non si sentiva volare una mosca e neppure un moscerino, e a qualcuno venne pure il singhiozzo per la sorpresa. Quella mattina non fu niente per niente uguale a tutte le altre mattine. Arrivò la polizia a tutta velocità. Nino, Nino, Nino. E i vigili del fuoco sul camion con scale e idranti. Nino, Nino, Nino. Poi l'esercito con i carri armati, i sommozzatori con il gommone e l'ambulanza con la sirena. Nino, Nino, Nino. La radio diede subito la notizia e anche alla TV le trasmissioni furono interrotte improvvisamente. Nella città dei lupi blu non si era mai visto tutto quel rosso e tutto quel disordine. Quella mattina nessuno andò in ufficio e i negozi, cosa mai successa sino ad allora, aprirono con molto ritardo. Il sindaco, il capo della polizia, il consiglio comunale e il farmacista si riunirono. Furono controllate tutte le leggi, tutte le norme, tutti i regolamenti, ma nessuna legge, nessuna norma, nessun regolamento, nemmeno quello comunale, proibiva a un lupo, anche se rosso, di andare in bicicletta, né di fischiare, né di fare entrambe le cose. Il lupo rosso, nella città dei lupi blu, sembrava felice e divertito. Anche questo non era proibito, ma un po' strano sì. I lupi blu non sorridevano mai e spesso avevano un mal di stomaco. Il lupo rosso, a guardarlo bene, non era diverso da un lupo blu, se non per il non trascurabile particolare che era rosso, ma non semplicemente rosso, era rosso, poiché una R sola non bastava per dire tutto quel rosso e bisognava metterne due. Un lupo rosso, tra tanto blu, era vistoso come un carciofo in un mazzo di rose o una zucca in un campo di fragole. Chiunque lo avrebbe subito notato.
come una macchia di sugo sulla maglia pulita e appena stirata. E in più fischiava, e sapeva fischiare in tanti modi diversi: a zufolo, alla marinara, alla zingara, alla siciliana, alla malandrina, a foglia morta, da allenatore, a dito semplice, a dito doppio, senza dita, a fischio acuto, basso e contrabbasso, con ricciolo, con eco e senza eco, col vibrato e con lo schiocco. Insomma, un campione mondiale del fischio. I lupi blu, invece, non sapevano fischiare. Non sapevano neanche saltare su una sola zampa. Non sapevano giocare a nascondino, arrampicarsi sugli alberi, andare in bicicletta con una mano sola, dormire in un prato e sognare di volare senza mai cadere, fare gara di sputi e nemmeno far rimbalzare una pietra sull'acqua almeno 3 volte. Per imparare a fare tutte queste cose bisognava avere molto tempo da perdere e loro non l'avevano mai avuto, nemmeno da bambini. Le cose inutili sembra che non servano a nulla. In realtà a qualcosa servono. Ad esempio, la differenza tra chi sa fischiare e chi non sa fischiare è grandissima. Chi sa fischiare non ha paura del buio. Fischiare fa passare tutte le paure. Fischiare tiene compagnia anche se gli amici sono tutti in vacanza. Fischiare raffredda la minestra quando è troppo calda, ma riscalda le mani quando fa troppo freddo. Fischiare non fa prendere raffreddore, anche se piove, e lo fa passare quando lo si ha già. Fischiare divertente rende allegri, come sanno i merli e i cani. Fischiare non è un dovere e si fischia solo quando se ne ha voglia. Un giorno, a un lupo blu, venne voglia di fischiare. I fischi sono contagiosi, ma non come gli orecchioni. Assomigliano più alle ciliegie. Ne mangi una, poi 2, 3, diventano tantissime. I lupi blu, con la voglia di fischiare, aumentavano di giorno in giorno. Fischiavano gli avvocati, i farmacisti, gli orologiai, i vigili, i muratori, i panettieri, i calzolai, gli elettricisti e chi non si fischiava voleva imparare. La silenziosa città dei lupi blu diventò poco a poco meno silenziosa. Il lupo venne nominato grande maestro del fischio. Dava lezioni di fischio semplice e sinfonico, solista e corale, libero e in rima, ma solo quando ne aveva voglia e solo all'aria aperta. I lupi blu imparavano e diventavano sempre più bravi. Si improvvisavano concerti del fischio nei parchi, serenate col fischio, di nananne fischiose negli uffici venne istituita la pausa fischio. Nelle scuole il fischio divenne materia di studio e il sindaco proclamò ufficialmente la giornata del fischio. Nella città dei lupi blu nulla era più come prima. Con gran sorpresa, nessuno voleva più sapere il lunedì che cosa avrebbe mangiato la domenica. Ognuno scriveva con la penna che preferiva. Il tè e il caffè si potevano bere nella tazza che uno più desiderava. E la tovaglia si poteva scegliere al momento. L'arcobaleno non era più solo blu. La pipì si poteva fare con un sorriso quando scappava e quasi nessuno aveva più mal di stomaco. Un giorno il lupo rosso, con la sua bicicletta rossa, improvvisamente, come era apparso, scomparve. E non se ne seppe più nulla. I lupi blu lo cercarono dappertutto, ma di lui non trovarono più nessuna traccia. E ogni mattina all'alba, che piovesse, nevicasse o tirasse vento, in ogni casa della città dei lupi blu, squillava puntualissima la sveglia. Ogni mattina, alla stessa ora, i lupi blu uscivano di casa, salivano in auto e fischiettando andavano al lavoro. Una mattina, apparentemente uguale a tutte le altre, fece la sua comparsa improvvisa un lupo tutto giallo. Il lupo giallo era così giallo che 2 L sole non bastavano e bisognava metterne 3. I lupi blu fecero un lungo fischio, spensero i motori e aspettarono curiosi. Il lupo giallo scese dal suo monopattino, si guardò intorno, poi fece una capriola perfetta e sorrise.
Quel giorno nessuno andò in ufficio e i negozi aprirono con un certo ritardo.